Allora, partiamo dalle basi, e cioè come si monta lo strumento. Allora, apriamo la custodia, ovviamente ognuno avrà la sua, o clips o cerniera che sia, e vediamo un pochettino gli elementi che troviamo qui dentro. Abbiamo il fusto, cioè il corpo dello strumento, eccolo qua. Abbiamo questo elemento qua che si chiama collo o kiver. Poi abbiamo un'altra colla. Abbiamo questo che è il bocchino o beccuccio, la sua fascetta, il copribocchino che serve per proteggerne la punta, che è molto delicata. Tendenzialmente anche nei sassofoni che si comprano adesso da studio troviamo questo setup completo. Per questo però ne vedremo magari nei dettagli. Allora, passiamo quindi al montaggio. Allora, ci mettiamo la tracolla, che intuitivamente si capisce che è quella che ci aiuterà a supportare il peso dello strumento. Ce ne sono di vario tipo. Adesso questa qui scarica molto sul collo, quindi con una certa corporatura va bene. Per i bambini si consiglia di prendere quella che scarica sul busto ed è fatta proprio in questa maniera qua, quindi in commercio se ne trovano o nei negozi di musica oppure anche su Amazon li potete trovare qualcosa. Allora, la prima cosa che andiamo a fare è andare a mettere, soprattutto negli strumenti nuovi che potrebbero essere un po' più duretti perché si devono fare ovviamente, suggerirei di andare a mettere prima il bocchino nel collo, quindi possiamo utilizzare per lubrificare questa parte di sughero o il grasso, oppure anche con la saliva andiamo a umidificarlo e inseriamo il bocchino. Mettete una, questo qua lo vedremo poi nei prossimi video, serve per regolare l'intonazione dello strumento, ne parleremo più avanti. Mettete una posizione che, come si dice alla piemontese, che vada bene. Allora, infiliamo il bocchino, andiamo a prendere questo pezzetto di canna di bambù che si chiama ancia, lo estraiamo in questa maniera qua, tenendo conto che questa parte qui sopra è molto molto delicata, è un foglio di carta in buona sostanza, quindi soprattutto per i bimbi che si approcceranno allo studio di questo strumento, che i genitori gli facciano vedere un pochettino il trucchetto da usare e con pazienza gli insegnino anche solo ad estrarla. Quindi lasciamo la parte più spessa dentro, tac, evitiamo di toccare questa parte qui, la appoggiamo al taglio del bocchino, tac, mettiamo la fascetta e cominciamo a presentarla. Non stiamo a stringere ancora perché andiamo a fare poi le regolazioni di fino aiutandoci con le dita e stando sempre attenti di mai toccare questa parte qua sopra. Quindi l'ancia come la mettiamo? La mettiamo che sia perfettamente a filo, sia in direzione frontale sia in direzione laterale, quindi no così, no così, che lavoro di qua, no storta, perché sennò tutta una dispersione di aria o addirittura lei non vibra. Quindi la mettiamo in una posizione che sia più a filo possibile. La fascetta prende questa parte qui, quella liscia, o comunque il bocchino a suo segno, tendenzialmente la posizione sarà questa. Adesso che è bene posizionata andiamo a stringere. Andiamo a stringere, a questo punto si capisce in maniera intuitiva che questo qui, prendiamo il corpo, togliamo il tappo, lo andiamo a mettere qui dentro. Se non entra, anche qui una bella lubrificata di grasso, mettiamo, stringiamo la sua chiavetta. La posizione più o meno è questa, di solito c'è un segnetto che ci indica il filo, ma questo non è fondamentale perché c'è un po' di gioco e varia tanto anche dalla corporatura, dalla persona che lo suona, o se suona da seduto, se suona in piedi, lì lo si vedrà più avanti. Quindi qui c'è questo tondino qua che ci serve per agganciargli la tracolla ed ecco qua il nostro strumento pronto per essere suonato. Smontaggio speculare alla parte opposta, quindi tolgo via questo, il collo, ripongo in sicurezza il corpo dello strumento. Questi passaggi qua fateli
bene imparare soprattutto ai bimbi, perché queste parti qua sono molto molto delicate. Magari distinto il bimbo perché c'ha la manina piccola, piuttosto aiutateli, magari c'ha la manina piccola, tende a stringere, basta poca forza per andare ad influire sulla meccanica dello strumento, quindi passategli bene questo concetto. Andiamo a infilare il dito qua dentro e qua, anche qui per evitare di andare a stringere sulla meccanica, quindi in questa maniera qua, e vedo che funziona molto, evito di sforzare sulle meccaniche. Estraiamo il beccuccio, riponiamo il collo nel suo posto, svitiamo la fascettina, tiriamo via molto delicatamente che non vada a toccare l'ancia, come detto prima. Tac, gli mettiamo sopra il tribocchino, così lo proteggiamo. Mettiamo via l'ancia in questa maniera qua, non infilandola così dalla parte più sottile, ma prima la parte spessa, poi vado graduale, tac, in modo tale da preservare quella parte lì. E lo strumento è bello che è a posto. Suggerimento: se per caso doveste appoggiarlo su una superficie solida anziché morbida, la posizione che viene distinto è questa qua. Consigliere di no, ma di riporlo in questa maniera così, perché così sul solido non andiamo a toccare queste meccaniche qua. È resistente, ma nel frattempo è delicato, quindi è sempre bene prestare un po' d'attenzione. E altre piccole cose che si possono dire è per il bocchino, si possono acquistare questi gommini, applicabili, si incollano, che in pratica servono a non far scivolare i denti sulla superficie liscia della plastica o delle bagnette o di quello che sarà il bocchino. Altra cosa importante che si può dire è che ci sono tante tipologie di questo, ci sono tante tipologie anche di ance e ne vedremo più avanti. La cosa che conta e che ci terrei a passare come concetto è che le ance vanno di gradazione, che vanno, che ne so, dall'1,5 a numeri più grandi, ognuno ha la sua. Ognuno ha la sua e non vuol dire che numero più alto vuol dire sassofonista più bravo. No, è come se fossero le scarpe. Se hai il 42, metti il 42. Le ance è la stessa cosa. Ed è una continua ricerca perché, a seconda anche poi dell'impostazione che si modifica col tempo, a seconda del suono che uno vuole ottenere, andranno ad influenzare sulla scelta delle ance, del bocchino, eccetera, eccetera. Però la cosa fondamentale è che il suono ti arriva da qua. Quindi anche qui bocchini super costosi non sono fondamentali per avere un determinato tipo di suono o queste cose qua. Quindi quello che suggerisco all'inizio è di applicarsi con quello che c'è in dotazione, anche se magari ha una qualità o una fattura non tanto elevata, proprio perché almeno ti incentiva a sfruttare di più il tuo corpo per trovare un suono che ti aggradi e ti dia una soddisfazione. Poi le ricerche più di fino le si fanno più avanti. Addirittura, così per curiosità, spesso mi diverto a spaccare le ance e a suonare con le ance spaccate in modo tale che il mio corpo vada a compensare quello che l'ancia non può darmi. Però questi sono giochini giusto per mettere un po' sotto sforzo la cosa, in maniera che quando poi le condizioni sono ottimali, sono ancora più ottimali. Bene, e alla prossima. Ciao.